Ho capito, iniziamo perché non è, le avevo fatti avvisare. Prego. Allora, mister, una vittoria importante che fa morale contro un avversario comunque che si è dimostrato tosto, insomma, una gara vinta con due potenze di Galano, ma non è stata facile. Sicuramente. Una vittoria importante, hai detto bene, con un avversario che non è che si è dimostrato tosto, con un avversario che è tosto, che viene da un percorso di un certo tipo, che lavora tanto tempo insieme e che si sta costruendo per essere protagonista del prossimo campionato di Serie B. Sono contento di come abbiamo affrontato la partita. Siamo partiti abbastanza tesi e timorosi i primi 20 minuti. Però l'ho detto anche ai ragazzi, sono stato contento di questo perché vuol dire che è un gruppo che ci tiene, che vuole fare bene e che è stato in parte un pizzico bloccato dalla tensione della gara. Poi ci siamo sbloccati, abbiamo provato a fare quello che sappiamo fare, a tratti ci siamo riusciti, a tratti potevamo farlo meglio, però sicuramente nel secondo tempo abbiamo dimostrato di avere una supremazia maggiore rispetto agli avversari, di provare a cercare la vittoria più di loro e nel finale siamo stati premiati. Che risposte ha avuto rispetto, insomma, a quello che ha in qualche modo incontrato i suoi ragazzi in queste prime settimane di lavoro? E le chiedo se quello che è successo oggi con Brienza sarà un dei punti del campionato, cioè i jolly da inserire magari nel corso della partita. Sono molto contento oggi dello spirito che abbiamo messo in campo. Abbiamo vinto tanti duelli, siamo stati bravi a provare ad essere aggressivi, siamo stati bravi a provare ad essere padroni del campo. Sicuramente abbiamo dei margini di miglioramento enormi perché possiamo e dobbiamo riuscire a fare molto meglio, però ripeto, dello spirito che è stato messo in campo sono stracontento e la cosa che mi è piaciuta molto è che i due ragazzi che sono subentrati hanno in parte cambiato la partita e questo è un qualcosa di importante per un gruppo che sta diventando squadra e che vuole provare a fare il meglio. Stefania, aspetta Franco, Allora, hai mi puoi... no, perché mi volevo agganciare ad una cosa. Ok, Hai due che sono entrati. Poi te l'hai rifiutata così perché è vero che tutto nel calcio nasce per episodi, però poi le mosse sono determinanti. Vengono Brienza e De Via e lì c'è stato solo il panico. ma di Franco abbiamo parlato e riparlato e credo che continueremo a parlare, però le mie risposte al di là di quanti minuti giocherà una partita piuttosto che un'altra saranno sempre le stesse. Di un giocatore super professionista che ha fatto un ritiro dopo un infortunio non bello e che sta mettendo tutto per provare a trovare una condizione ottimale che poi gli farà rendere per quelle che sono le sue qualità. Salvatore ci ha raggiunto un po' più tardi, però sicuramente le qualità non si discutono, come non si discutono le qualità di tutti gli altri. Sono stato contento del loro ingresso, ma sono stato contento di come abbiamo affrontato la partita da squadra. E la cosa che mi piace di più, è la cosa su cui batto di più, sapendo che ovviamente abbiamo tantissimi margini di miglioramento perché possiamo fare meglio in tutte le fasi della partita, però ovviamente per essere la prima e per aver affrontato un avversario di questo calibro sicuramente possiamo ritenerci soddisfatti. Stefania, poi Pasquale Caputi. Buonasera, mister. Prima di quella vittoria, innanzitutto, tecnico terzino, da esperimento a punto fermo? Andres, anche di lui ne ho parlato, è un ragazzo che ha qualità, mi piacciono i giocatori che sanno ricoprire più ruoli e lui è uno di questi e oggi ha fatto molto bene il terzino, sicuramente so quanto può dare anche in mezzo al campo, ma nel tempo possiamo nominare l'uno piuttosto che l'altro. Un campionato talmente lungo che avremo bisogno di tutti e quanto prima dobbiamo essere bravi a diventare sempre più forti collettivamente più che individualmente. Pasquale? Mister, due domande. La prima su Galano, che è sempre stato un giocatore di grande qualità, conosciutissimo qui a Bari, però nel corso delle sue stagioni, per un motivo o per un altro, non ha mai fatto il salto di qualità che potesse portare ai livelli che infatti noi insomma auspicheremo. Può essere questo l'anno giusto per lei? Che cosa ha in potere al riguardo? E poi ricordo subito, ritiene sia più un peccato di approccio o un individuale? Ma continuate a far parlare dei singoli. Di Cristo
Cristian dico che ha delle qualità immense, sa benissimo anche lui che a sprazzi è stato devastante e determinante. Nel tempo mi piacerebbe riuscire a vederlo molto più presente nell'arco della partita, perché sicuramente potrebbe diventare molto più determinante, molto più devastante per più tratti della gara. Quindi, come tutti gli altri, è stato molto bravo perché ha fatto due gol, ha fatto le giocate molto belle, però come tutto il resto della squadra può e deve fare molto molto meglio. Sul primo gol, la prima cosa che ho detto, siamo partiti molto timorosi, ma mi è andata bene così. Sono stato contento di questo perché avevo chiesto ai ragazzi una partita con lo spirito giusto. Ovviamente non è facile giocare in uno stadio così, siamo stati contentissimi dell'entusiasmo che c'è e abbiamo voglia di provare ad essere protagonisti in questo stadio. Inizialmente forse un pochino abbiamo subito questa tra virgolette pressione che si fa dire, però il grande margine che abbiamo è quello di riuscire ad essere, a fare quello che tutti quanti sappiamo fare molto meglio. Grazie. Michele? Come per il resto della squadra, anche lì abbiamo dei margini grandi che spesso li abbiamo lasciati un pochino isolati. Per riuscire a farli essere protagonisti c'è bisogno che qualche compagno in più arrivi a sostenerli. Per arrivare qualche compagno in più c'è bisogno che da dietro si riesca a giocare un pizzico meglio di come abbiamo fatto oggi. Sono tutte cose che sappiamo, che vogliamo fare meglio e che spero che presto riusciremo a fare meglio, perché poi ovviamente vengono fuori quelle che sono le nostre qualità, perché questo è un gruppo che ha delle qualità e che insieme sicuramente potrà riuscire a tirarle fuori. Gianvito? Mister, forse è ancora un po' presto per fare valutazioni generiche, però diciamo abbiamo visto vedere molto passeggio, pochissimi palloni sprecati, molto lavoro di sbattimento da parte di Nenè al centro dell'attacco per favorire le fasce, e questa è un po' la cifra stilistica del Monte di Grosso, comincia a, e questo è un po' l'impronta con la generica della squadra. Oggi sono molto contento dello spirito che abbiamo messo nella gara e ribadisco che abbiamo dei margini grandi per migliorare, perché siamo stati sì, credo per diversi tratti della gara, protagonisti del gioco, però potevamo essere molto più incisivi come siamo stati. Mi piace provare a giocare, ma con l'obiettivo che rimane sempre lo stesso nel gioco del calcio, quello di riuscire a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Ci siamo riusciti oggi a tratti, nel tempo dovremmo essere bravi a riuscirci molto meno. Per farlo dovremmo essere bravi insieme a saper difendere bene come a tratti abbiamo fatto oggi. Flavio, un attimo Leonardo, Flavio. Volevo sapere che consegna ha dato Brienza, l'abbiamo visto agire sia tra la linea di centrocampo e quella dell'attacco, ma anche accanto a Nenè in una specie di 4-2-1. Quando è entrato Franco l'ho liberato un po' davanti ai centrocampisti, è molto intelligente, sa giocare a calcio e gli ho lasciato libertà di trovare posizione mettendosi come riferimento sul loro mediano e provando a trovare gli spazi alle spalle dei loro centrocampisti. Con la sua qualità è riuscito a fare molto bene, come molto bene sono stati bravi i compagni a sapergli portare i palloni giusti. Leonardo? Guarda Galano, ripeto quello che ho detto prima, che è bravi insieme a saper occupare bene il campo per provare ad attaccare gli spazi che c'è la difesa avversaria. Non c'è consegne fisse, ci sono degli spazi da occupare per poter essere bravi poi a inserirsi come dovremmo riuscire a fare. È un lato che ovviamente lavoriamo insieme da tanto,
abbiamo tantissimi margini, mi auguro che prima riusciremo a fare meglio di come abbiamo fatto oggi, prendendo e aumentando quella che è stata la base di oggi, cioè è scesa in campo una squadra con grande determinazione, con grande spirito di sacrificio, con voglia di essere solidita per un avversario che ha importato, che sicuramente sarà protagonista del prossimo derby. Enzo Tambora, Lucic. Spesso mi ricordano, però ne ho provate anche tante altre che nessuno si ricorda, ma io mi ricordo bene. Come vi ho detto spesso, vivo tanto di emozioni, sensazioni, ve l'ho detto prima della partita, ero emozionato, ma non rimangono dentro. Provo ad essere lucido il più possibile, perché ovviamente più riesco a farlo e meglio penso possa essere per la squadra, però i ragazzi sanno che una mia richiesta è quella di giocare con le emozioni, di giocare con le sensazioni, di avere voglia di provare a trascinare la gente, di rendere questa città orgogliosa di noi. È un compito difficilissimo che abbiamo, ovviamente ce lo dice il recente passato, però insieme stiamo provando a costruirci, stiamo provando a crescere, cercare di diventare più forti di come siamo, sapendo che, come abbiamo detto e ridetto, è un'annata lunghissima, ci saranno soddisfazioni, ci saranno anche tante delusioni, ma credo che